Mino, un gol che vale 3 punti e 3 successi in 3 gare, questo Crotone è partito veramente forte. Ah, guarda, siamo veramente contenti, non vedevamo l'ora di fare questa partita perché comunque sapevamo di affrontare una signora squadra. E quindi abbiamo fatto tre vittorie consecutive, siamo molto carichi, siamo molto contenti e quindi ora bisogna fare solo una cosa, continuare a dare quello che stiamo facendo e pensare già alla prossima partita. Il prossimo avversario che si chiama Monterosi. Ma abbiamo visto che comunque i risultati che ha fatto. A prescindere che comunque non ci sono partite facili, a maggior ragione domenica contiamo una squadra che è comunque organizzata, che fanno il loro e quindi poi giocheranno contro il Crotone e daranno il 110%, però noi dobbiamo far di tutto per farci trovare pronti e vincere ancora. 2 gol in 3 partite, è arrivato anche la specialità della casa, il gol su punizione. E ti vediamo che alleni quotidianamente, giorno dopo giorno, ci provi e ci riprovi e poi arrivano i risultati. No. Sì, comunque sono molto contento per i gol che ho fatto, però come ho già detto prima non c'è un singolo, quindi c'è una squadra e tutto quello che faccio magari è anche grazie a loro. Poi diciamo sulla punizione ho avuto un po' di fortuna che ci sta e quindi chi c'è la fortuna ben venga. Soprattutto nel primo tempo il Crotone ha creato davvero tantissimo, però non siete riusciti ad andare a segno. No, ma noi lo sappiamo che comunque siamo una squadra forte perché la potevamo sbloccare in qualsiasi momento della gara. È arrivato il gol su punizione, ma la potevamo sbloccare anche nel primo tempo. Come detto prima, abbiamo affrontato una grande squadra, però noi siamo stati lì, siamo stati tranquilli e abbiamo fatto gol e poi è arrivata la vittoria meritata.